hanno permesso agli studiosi di ricostruire molti aspetti della figura del medico. Direi che l'elemento forse più diretto e immediato è costituito dalle iscrizioni che sono state apposte dall'utilizzatore su alcuni vasetti contenitori per medicinali, iscrizioni che sono in lettere greche. Quindi evidentemente chi usava questi oggetti aveva una formazione, una cultura greca, era greco. Un secondo oggetto richiama il mondo greco e spicca per bellezza e importanza. Il pannello in vetro raffigurante tre pesci, un'orata, uno sgombro e un delfino. La vivacità dei colori, la grazia del disegno, la raffinata esecuzione fanno di questa composizione un capolavoro unico nel suo genere, se non fosse stato ritrovato qualcosa di simile proprio nel cuore della Grecia, a Corinto. Il chirurgo doveva essere un uomo facoltoso e di gusti raffinati per adornare la propria casa di gioielli come questo. Un altro elemento estremamente interessante dal punto di vista della formazione culturale e intellettuale è dato poi dal piede di una statua con iscrizione greca, ritrovata nello scavo, un frammento purtroppo ma sufficiente per comprendere che si trattava di una statua di un filosofo seduto, Ermarco. Ermarco era il primo allievo di Epicuro e quindi un personaggio che di per sé, per quello che era il suo pensiero filosofico, ancora una volta riporta al Mediterraneo orientale. Altri indizi inducono gli studiosi a ipotizzare che il chirurgo di Rimini avesse fatto esperienza medica al seguito dell'esercito. Questa mano votiva in bronzo rimanda al culto di Giove Dolicheno, un culto particolarmente diffuso tra i soldati che presidiavano i confini orientali dell'impero. Occorre anche ipotizzare che la formazione di questo medicus fosse quella di un chirurgo militare. Quasi un terzo degli strumenti chirurgici che sono stati ritrovati nella sua domus sono infatti strumenti di utilizzo ortopedico, che attestano quindi una grossa perizia nell'arte ortopedica da parte di questo chirurgo. E la palestra principale per un chirurgo ortopedico doveva essere necessariamente quella militare. Tutta la nostra vita è una guerra continua, senza tregua. Io ci sono stato 15 anni in guerra e a volte mi sembra di essere ancora lì, in mezzo ai miei compagni. Sento ancora in bocca il sapore salato della paura quando la battaglia è imminente e l'odore del fango fatto di sangue quando tutto è finito. Chiudo gli occhi e rivedo ogni attimo, a partire dal giorno in cui presi servizio. La morte era lì a sfidarmi. Dai, piccolo medico saccente, fammi vedere la tua arte. Combatti con me ora. È in gioco la vita di quest'uomo. La morte sembrava divertirsi ad aspettare, a farlo soffrire ancora. La prima lettera dell'alfabeto è dolore. Quindici anni dopo lasciai l'esercito. Ero padrone dell'arte medica. Conoscevo a fondo la natura segreta dell'uomo. Rimini mi accolse
veterano in congedo come tanti, ma il dolore di quel soldato morente tornava a sfidarmi. Tutta la nostra vita è una guerra senza fine. Quando il nostro chirurgo venne ad abitare nella Domus di Piazza Ferrari, Rimini, o meglio Ariminum, era città romana da quasi 5 secoli. La sua fondazione come colonia risale infatti al 268 a.C. E prima dei Romani, gli Etruschi e probabilmente i Greci avevano apprezzato le caratteristiche del luogo sfruttandolo soprattutto come porto. Alla fine della seconda guerra contro Cartagine e in seguito alla completa romanizzazione della regione, Ariminum perse i suoi originari caratteri di avamposto militare per diventare fondamentale snodo di importanti strade consolari. Rimini è la porta della Valle Padana, cioè del territorio che in epoca romana non era Roma, ma era Gallia, cioè una provincia. Quando la Via Flaminia parte da Roma e arriva a Rimini, da Rimini comincia l'occupazione della Valle Padana. Da Rimini parte la Via Emilia, che va verso Piacenza, che costituisce quindi la base per, diciamo, l'occupazione vera e propria della valle, e da Rimini parte la Via Popiglia, cioè la strada costiera che va verso Aquileia. Quindi Rimini è una porta. E così Rimini divenne la scena privilegiata di alcuni momenti cruciali della storia di Roma. Dopo il passaggio di Annibale, ecco calare i cimbri per unirsi ai Teutoni. La guerra civile, che vede contrapporsi Cesare a Pompeo. Ma è con Ottaviano Augusto che Rimini conosce momenti di splendore monumentale. Restano a testimoniarlo il ponte, completato poi da Tiberio, e l'arco che segnava il termine della Via Flaminia. Nei primi 2 secoli dell'impero, un particolare fervore edilizio attraversa tutta Rimini. Grandi domus borghesi rivelano la ricchezza di una città che, sotto l'imperatore Adriano, arriva a dotarsi di un anfiteatro capace di 12.000 posti. La politica romana, che prima era portata soprattutto verso l'Occidente, adesso è portata verso l'Oriente. Quindi Rimini, che era un punto di tappa fondamentale, qualcuno dice anche addirittura che sia stata fondamentale anche nelle spedizioni daciche, Rimini viene logicamente rivitalizzata. Questo rapporto molto stretto che c'è attraverso la Flaminia porta logicamente a tutta quanta una serie di fenomeni che si sviluppano nel riminese. Rimini è un punto nodale per questo sviluppo che noi abbiamo sia per via di terra che per via di mare. La vicinanza del porto militare di Ravenna e la felice posizione tra grandi vie di comunicazione e il mare aprono le porte di Rimini a nuovi affari, nuove genti e nuovi culti, come quello di Giove Dolicheno, onorato nel foro di Rimini, e lo abbiamo visto anche dal nostro chirurgo. È in questo contesto di benessere sociale ed economico che apre i battenti la Taverna Medica. All'interno di questo spazio, diciamo, di tipo genericamente abitativo, ci sono due ambienti che erano utilizzati propriamente come taverna medica, vale a dire come luogo di ricevimento e di cura dei pazienti. Bene, qui abbiamo la certezza che lo spazio più rappresentativo della casa, mi riferisco ovviamente al vano col mosaico policromo di Orfeo, e rappresentasse lo studio del medico. Qui sono stati ritrovati la maggior parte degli strumenti chirurgici e dei contenitori per medicinali. Immediatamente di fianco si trovava una seconda stanza, un po' più piccola, un cubiculum, vale a dire una camera da letto, che pure non ha funzioni domestiche, abitative, quanto piuttosto di accoglienza per brevi degenze e per quei pazienti che evidentemente non potevano allontanarsi subito dal luogo di cura.